nella gara d'andata avevano impegnato a fondo gli uomini di Bianchi. La partenza lampo dei giallorossi sorprende i nordici. Al primo minuto Giannini ha già trovato il gol con una conclusione dal limite. Al terzo, su azione d'angolo di Esler, Rizzitelli indovina la zuccata vincente per il 2-0. E dal tredicesimo la lunga azione di Esler prima e Muzzi poi trova la conclusione del fendente di Di Mauro che vale il terzo gol. Il primo tempo propone ancora un colpo di testa di Carnevale sventato brillantemente da Moilanen ed un'azione personale di Rizzitelli che salta in blocco la difesa finlandese ma stremato calcia sul fondo. Così come il primo tempo anche la ripresa si apre con un gol lampo. Al terzo Carnevale lanciato da Nela si invola a rete sfruttando uno sbarione della difesa finnica realizza il 4-0. Poco o niente fino alla mezz'ora quando ancora Carnevale indovina la stoccata vincente intervenendo sul traversone basso di Salzano dalla destra. Nel finale gli uomini di Bianchi si disuniscono e permettono al bomber Xakon di trovare due volte la via del gol. Al 35esimo con una beffarda conclusione dalla lunga distanza e da un minuto dalla fine con una girata di testa sulla quale Cervone appare piuttosto sorpreso.